visto il potere della musicoterapia. Poco fa parlavamo con Lele Spedicato e con Clio Evans, con sua moglie, del grande immenso valore dell'amicizia. Quelle che vi presento ora, abbiamo anche una mosca che gira per lo studio, non vi preoccupate se ogni tanto ci vedete fare così. E quelle che sono davanti a me sono due amiche, cioè amiche per la pelle di più. Sono bellissime innanzitutto, giudicate voi. Le dottoresse Tania Saibene, ben arrivata, e Silvia Micheletto. Entrambe dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova, sono due favolose donne che curano le donne, sono due mamme e sono due amiche da sempre, possiamo dire da sempre. Benvenute innanzitutto. Grazie di essere con noi, grazie mille. Grazie a voi. Allora, da amiche da sempre, ma parliamo già di università. Test di ingresso a medicina. Chi ha visto chi? Boh. Sono le Kessler. Vi avete portato le Kessler. Meravigliose. Sì, andiamo. Chi ha visto? Vi siete viste? Allora, il ricordo che io ho è che arrivo in questo istituto universitario perché gli studenti di medicina al tempo organizzavano dei precorsi prima dell'esame di ammissione. E io ero una nerd pazzesca, cioè avevo un impermeabile viola, azzurro, ero veramente inguardabile. E insomma, cioè, pioveva, ero arrivata in motorino, una roba proprio. E arrivo in questo corridoio e vedo seduta in fondo una ragazza con due occhi, due fanali azzurri, un piercing al naso, tutta dark. Tipo. E ci siamo guardate, per me è stata una... come un innamoramento, come un colpo di fulmine. E poi e ci siamo guardate, ci siamo parlate. Vi siete capite? Sì, e basta. Due figlie di Dracula che si sono trovate, nel senso, e una c'è l'accappatoio viola e piove, arriva così, l'altra tutta vestita di nero, sistemata così, con due fanaloni che ha peraltro mantenuto. L'amicizia è amore, l'amicizia è incontrare nell'altro... tutte quelle risposte e anche quegli scontri, sia chiaro, che ci miglioreranno nel corso della vita. Bene, se volete sapere poi come siano diventate così, e ve le immaginate a correre in una maratona, queste due, a correre in una maratona ed arrivare insieme, ma che maratona? Ve lo spieghiamo tra un attimo, allora Solare, restate con noi, grazie. Amici, ciao, io sono pronta, vedete? Ho lo zaino, siamo per partire e dovete essere con me. Tanti viaggi, tanti racconti di mondo, luoghi da sogno. Mancate solo voi, vi aspettiamo. Il mondo insieme, tutte le domeniche alle 15:15. Il dolore cervicale non ti dà tregua, può nascere da un'infiammazione. Volt Advance, in una compressa di 6 mm, un'azione antinfiammatoria mirata contro la causa del dolore. Non è solo movimento, è poter ricominciare. Volt Advance, gioia di muoversi. Edoardo è nato dopo una gravidanza difficile. Mi sono resa conto che allattavo Edoardo e non mi guardava. Edoardo ha la SCN8A, una sindrome genetica rarissima. Non vede, non parla e non cammina. Ma grazie agli specialisti della Lega del Filo d'Oro sta entrando in contatto con il mondo. Chiama l'897-9026 o vai su mondodc.it e dona 9 euro al mese. Edoardo soffre di crisi epilettiche. Cancellano con un colpo di spugna magari una tappa raggiunta. Alla Lega del Filo d'Oro mi hanno fatto capire che Edoardo poteva fare. Ed ho iniziato a sorreggere il capo. Imparato a giocare. La soddisfazione più grande è vederlo crescere dal punto di vista motorio. Chiama l'897-9026. Bastano 9 euro al mese per garantire a Edoardo e a tanti altri bambini un futuro di progressi. Le cose da fare le scopriremo solo affiancandoci alla Lega del Filo d'Oro che ci ha dato una speranza. Edoardo è il mio bambino. È la prima cosa che gli ho detto. Io non ero così pronta per un amore così grande. La vita di bambini come Edoardo è piena di incognite, ma insieme potremo farli uscire dall'isolamento. Chiama ora l'897-9026 o vai su mondodc.it.
Diventa donatore regolare della Lega del Filo d'Oro. Bastano 9 euro al mese. Grazie. Polydent Power Max, super tenuta più sigillante. Progettato per offrire la miglior tenuta Polydent e 5 volte più protezione contro le infiltrazioni di cibo per non temere il prossimo morso. Polydent Power Max, super tenuta più sigillante. Nutella Biredi, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella. Mamma, andiamo. Don't worry, Biredi. Il calore può farti sentire bene e quando hai mal di schiena puoi ritrovarlo nella tecnologia di Thermacare. Il suo calore terapeutico penetra in profondità, rilassando i muscoli tesi senza medicinali e dona sollievo dal dolore. Thermacare, il calore che scioglie il dolore, da Angelini Pharma. Il mal di gola è così forte che ti blocca? Puoi provare Flomax con un'azione rapida sulle mucose della gola contro dolore e infiammazione dall'interno. Flomax, e il mal di gola può uscire di scena. Capi sbiaditi, cattivi odori e macchie difficili. Tranquilli, ci pensa papà. Semplice, con Vanish Multipower. Aggiunto ad ogni lavaggio al tuo detersivo, grazie all'ossigeno attivo, rimuove le macchie, elimina i cattivi odori ed evita il trasferimento di colore. Più vita ai tuoi capi con Vanish Multipower. Sintomi del raffreddore e dell'influenza? Tachiflu, Task, a portata di Task, pronto da prendere, pronto ad agire. Combatte i sintomi e decongestiona le vie nasali. Tachiflu, Task, e la giornata continua. E quando puoi concederti una calda cura, Tachiflu DEC. Oggi parliamo di quel valore incrollabile, inarrestabile, che è l'amicizia. Loro sono le dottoresse Tania Sai Bene e Silvia Micheletto. Sono entrambe super operative all'Istituto Oncologico Veneto di Padova. Queste sono donne che curano le donne, sono due mamme splendide e due amiche. Allora, voi siete entrate a medicina, non ci sono dubbi, sennò non saremmo qui a parlare del vostro lavoro. E quindi, compagne di banco, per capirci, quello che alle scuole elementari sarebbe stata la mia migliore amica, no? È nata così la vostra unione amicale? Sì, proprio compagne di banco all'università. Così diverse inizialmente, però ci siamo letteralmente innamorate, ecco, se si può usare questo termine. Voi lavorate, e qui vi vediamo, e qui togliamo per un attimo, no, non togliamo il sorriso, perché in realtà sanno curare anche con il sorriso, ma per capirci, queste donne curano le donne che sono colpite da tumore. Voi operate insieme, siete chirurgo, chirurghe. Siete questa vostra amicizia, quanto incide positivamente, è una domanda che non dovrei neanche fare, conosco già la risposta, ma quanto incide positivamente nelle vostre difficili giornate, dove ogni paziente è quel mondo che voi dovete curare? Devo dire che penso di poter parlare per tutte e due, tanto è negli anni sicuramente il fatto di avere un porto sicuro con cui condividere non solo le decisioni terapeutiche, a volte anche difficili, un po' pesanti, ma anche condividere delle emozioni che poi in realtà sono quelle che accompagnano in maniera prevalente, anche se può non sembrare a chi guarda dall'esterno un medico, però accompagnano in maniera prevalente una giornata, soprattutto per noi donne che curiamo le donne. La condivisione di queste emozioni, a volte anche molto tristi, molto difficili, alleggerisce il carico. Sì. È come portare una valigia pesante in due. Quelle pesa vecchie comunque, con i manici, no? Esatto. pesa comunque, pesa la metà. Pesa un po' meno, sì. Diciamo, è una metà. Sì. Condivisa. In questa fotografia, che è giustamente una foto posata, ma in sala operatoria, dove per carità, mentre noi dormiamo, voi medici giustamente parlate, voi chirurghi parlate, è altrettanto importante avere la propria immagine speculare, no? Sì.
si crea... un sostegno, eh? Assolutamente, assolutamente, anche emotivo ma anche tecnico, perché negli anni fortunatamente è cresciuta anche una reciproca stima anche professionale, per cui tantissime volte io mi trovo a condividere con lei delle scelte, a discutere cosa dici, è giusto così, in sala operatoria, cosa, come stai facendo, un confronto professionale e anche di accrescimento proprio, e la sinergia che si crea tra noi due è molto forte. È totale, forte. È sì, molto forte. Sì, sì, sì. E, noi abbiamo, tra poco, insomma, parleremo, come posso dire, anche di un'empatia e di una forza che è una forza per i parenti delle persone che si trovano nel letto d'ospedale, cioè incontrare i medici che ti ascoltano e che sanno come parlarti è importantissimo. Incontrare persone che ti vogliono bene è automatico quando fai un lavoro così e così importante. Per me loro sono degli eroi, cioè sono persone eroine, sono persone che sanno combattere per riportare al giusto livello la vita. Ed è naturale anche ricevere un grazie, ricevere un saluto, e quindi c'è una cartolina per le nostre dottoresse che noi mostriamo subito. Sono Sandra, ho 54 anni e sono passati ormai 8 anni da quando la mia vita si è incrociata con quella della dottoressa Micheletto e della dottoressa Sai Bene, Silvia e Tania per me. Da quel giorno, da quando mi hanno fatto sentire non come un numero, come una delle tante, ma come fossi l'unica, la sola di cui stavano prendendosi cura, quando mi hanno fatto capire che erano perfettamente consapevoli che l'atto che si stava per compiere non era un semplice atto chirurgico, ma avrebbe cambiato radicalmente la mia vita. Comprensione che probabilmente il loro essere donna ha fatto in modo che potessero avere fino in fondo davvero. Da quel giorno le nostre strade sono rimaste intrecciate e hanno corso parallele, anzi sovrapposte. E corso in un certo senso, nel vero senso della parola, perché da allora corriamo insieme in una squadra di donne ex pazienti di tumore al seno, insieme a medici dello IOV, e una squadra fumo contro la malattia, e lo siamo adesso per correre una maratona e per lanciare un messaggio di speranza ancora una volta insieme. Sandra Callegarin, grazie signora. Una vostra le vostre pazienti poi diventano tutte vostre amiche? Tutte, secondo me sì. La maggior parte. Sì. Comunque è impossibile non portare nel cuore. Poi devo dire che negli anni è cambiata molto anche, è aumentata l'empatia. Devo dire che per quanto mi riguarda, ma poi siamo diventate mamme nello stesso anno, abbiamo due bambine. Sì. Per la gioia del nostro... No, aspettate un attimo, no, allora, scusate un attimo, no, dunque, un attimo, con calma, siamo all'ora solare, tutto regolare, tutto tranquillo, due amiche meravigliose, vi siete, presumo, laureate nello stesso periodo. Sì, più o meno, nello stesso periodo. E siete diventate mamme nello stesso anno. Sì, 2013. Sono nate a distanza di 3 mesi le nostre bambine. A distanza di 3 mesi? 3 mesi, sì. Una a giugno e l'altra a settembre. Chi accompagnava chi a fare le ecografie? Chi? Insieme. Insieme, sì. Insieme. Tu, sì. Entrambe abbiamo assistito l'una al parto dell'altra, quindi abbiamo visto proprio il primo, quando sono uscite dalla pancia. Ma sono meravigliose. Queste siete voi? Sì, sì. Ma che foto! Ma bimbe. Che meraviglia! Sì, è stupenda. Siamo questa noi foto. Con Cecilia, che è la mia bambina, e Agata, che è la sua. Poi lei è stata più brava perché ne ha fatto un altro. Qualcosa? No, scusi, dottoressa, lei ne ha fatto un altro, adesso dico qualcosa, in modo tale che qualcuno potesse dire: no, non no, le due, quella che ha due figli, no? No, per un minimo, no, un minimo di differenza, sì, insomma, no? No, sto scherzando, noiose, ovviamente, no, dottoressa, per carità. Quindi, scusate, eravamo. E perché è giusto alternare il sorriso, ovviamente, ai momenti più. E voi fate un lavoro difficilissimo, voi fate un lavoro dove la vita e la vita viene confermata con una battaglia leonina, sì. E tutte le battaglie a volte contano, ci mettono in calendario battaglie che possiamo perdere. Sì. Okay. Per me, tra l'altro, diventare mamma ha switchato completamente la mia visione della paziente. Perché prima di diventare mamma era una paziente in cui nella paziente rivedevo un'amica o la mamma o la nonna o la sorella, insomma.
E quando sono diventata mamma ho ritrovato nelle pazienti la mamma, per cui tutte le difficoltà, le paure che può vivere una donna che è mamma di un bimbo piccolo, la frase più ricorrente è: dottoressa, mi prometta che io vedrò i miei figli crescere. E queste frasi, da che appunto io e penso anche Silvia siamo diventate mamme, hanno un peso enorme e diventa quasi una promessa, cioè quasi un patto. Sì, tu vedrai i tuoi figli crescere. Quando non si riesce, dottoressa, che succede? Piangi. Se ci pensi un po', piangi. Perché sei umano. No? Sì, poi devo dire che è anche, a volte dici no, il medico è cinico, è capace di chiudere a chiave la serratura quando torna a casa. Io non lo so, però è quasi impossibile. Se tu vivi il tuo lavoro con il cuore, non solo con, nel nostro caso, le mani e il cervello, allora te le porti nel cuore e noi spesso le ricordiamo. Ci facciamo dei pianti insieme delle volte. Che lei è quella più forte, però, vero? No. lei piange di più? Di solito sono quella che piange di più io. Sì, infatti lei mi prende in giro perché dice: ecco che fai gli occhi giapponesi, e parto con la Però avere un'amica fraterna, sorellerna, non so, che è italiano, con cui piangere è molto importante. Per me è un dono preziosissimo quello della sua amicizia. Penso che sia, ho la fortuna di averla incontrata e di averla veramente a 2 metri da me buona parte del giorno, e qualsiasi cosa, il pianto, poi come dicevi tu prima, anche tante cose tristi, però avere la possibilità anche di inframmezzare con una risata, una cavolata, perché quello è... siamo anche due... compagnone, ecco. Sì. Sono due compagnone che fanno, non ve lo voglio neanche dire cosa fanno, ve lo faccio vedere cosa fanno. Io sono rimasta, guardate, sono al confine tra un'ammirazione sperticata e la faccia così, perché ho detto: non è possibile che abbiano fatto anche questa. Invece, meravigliose, quando mettete due donne vicine e due amiche, il mondo trema. Guardate. Central Park, manca pochissimo, tipo non sappiamo, 3 e mezzo, 4. È stata una fatica, però una figata, un'emozione unica, la dedichiamo a tutti voi, a tutti. Questi due pennarelli rosa fosforescenti, questi due pennarelloni, sono loro che hanno fatto la maratona di New York. Sì. Ma voi siete due pazze meravigliose. Voi avete fatto, attenzione, con Run for Jov, cioè questa è una corsa che si fa per l'Istituto Oncologico Veneto di Padova, giusto, dico bene? Sì. Insomma, Sandra di prima, anche lei con gli occhialoni rosa, signora, ma allora evidentemente era il colore ed è giusto che sia così, vi ha detto: e la maratona di New York non la facciamo? Ma sì, facciamola. Ma è la maratona di New York, è una cosa mostruosa, meravigliosa. Voi avete fatto questo, ma guardatevi qua, eccole qua, guardate. Ma è pericolosissimo questo gruppo. È stata una delle esperienze più belle della mia vita, ma in assoluto. Ci credo. Ed è stata una cosa iniziata per caso, perché eravamo allo Yov e lei entra in studio e fa: oh... E noi siamo pulentoni, cioè ma assolutamente pulente, sapesse dove... Oh, vecchia, faccio: uè, dimmi, ma mai visto fuori cosa hanno appeso? Io no, cosa hanno appeso? Tipo col caffè, con le occhiaie, ho fatto la notte, dai, non mi rompere le scatole. Oh,
Andiamo, ma dove? Oh, c'è la maratona di New York, la Sandra è presente, ci sono le selezioni da fare. Ho detto sì, vabbè, iscriviamoci, poi vediamo. Perché si fanno le selezioni. Hanno certo. fatto le selezioni. E mica a cucù si arriva alla maratona di New York. E quindi insieme ad altri medici dell'Istituto Oncologico Veneto abbiamo partecipato alle selezioni un po' per scherzo. E poi dopo un mese entra, oh vecchia! Oh, e io dico, cosa che è adesso? Così proprio in Veneto. Ho mai letto la mail? No. Ci hanno selezionato tutte e due. E io, ma va, ma va. No, no, guarda, guarda, e guardiamo e faccio tutte e due. Sì, 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 si parte, si parte. E così. Dico, sì, ma non ce la faremo mai. Beh, senti, proviamo. E da lì è partita un'avventura spettacolare, perché, straordinaria. Perché, ribadiamo, la maratona di New York non a caso attira non so quante persone. È una maratona della solidarietà. È una maratona assoluto. Dove chi corre per solidarietà e corre nella maratona più famosa del mondo, non vogliamo togliere ovviamente quella olimpica, sia chiaro, lo fa per, come posso dire, con porta voi una correvano causa, tutte per una le causa. Vostre donne. Sì. Era con voi correvano tutte. Le donne operate e guarite. E sono arrivate tutte egregiamente, eravamo in tre medici, sì. la psicologa e un sacco di sostenitori, ma al di là della maratona che è una cosa unica, l'anno di preparazione è stato un viaggio, veramente è come è stata una metafora della malattia, non so, faccio un percorso difficile ma poi arriva alla fine, arriva alla finish line insieme. E fatemelo dire, hanno corso anche le donne che non ci sono più qui. Ma chissà come, insomma, che tifo che avranno fatto. Non viste lato strada, non viste ma ricordate, non viste ma portate nel cuore. Da queste due che secondo me non devono andare alla NASA, perché il prossimo viaggio sulla Luna potrebbe vederle protagoniste. Sempre... per l'Istituto Oncologico Veneto, non ci sono dubbi, ma voglio dire, sanno quanto voi siate pericolose messe insieme, meravigliosamente pericolose messe insieme. Siete capaci di sollevare il mondo con una leva. Ma io spero che questa cosa la sappiano più le nostre donne, perché noi pensiamo sempre, sempre continuamente a loro e speriamo che questo nostro affetto di riuscire a trasmetterglielo, perché ci mettiamo il cuore prima di tutto. Senta, dottoressa, se avete fatto innamorare tutto lo studio dell'ora solare per 15 minuti di intervista, lei crede che lungo gli eletti di ospedale non passi amore? Ma andiamo, su. Allora, come lei che ne diceva, vecchia? Vecchia. Ma pure lei metta gli occhiali, sono due ragazzine. Sono, ma è quello un modo ovviamente di dire. Tania, stai bene. Silvia Micheletto, meravigliose, splendide dottoresse dell'Istituto.